Bene, oggi è il 21 marzo 2012, ci hanno chiamato in una clinica perché sono stati avvelenati dei cani. Uno è qui, si chiama Lucy, è stata portata da... Questo è un cane che era insieme ad altri in un mercato qui vicino, in questa è la parte opposta della città, e è stata avvelenata con del veleno di topo. Quindi adesso si è addormentata, ma non ho filmato prima perché stava soffrendo, quindi non volevo farla vedere così. Adesso faccio il video perché adesso si è addormentata. Lei è sotto flebo, quindi lei è Lucy. Tra l'altro è una... Ecco Lucy. È una cagnona molto, molto grossa, quindi è un cane che avrà, penso, 4 anni. E quindi, come ho detto, è un cane che vive in un mercato, quindi non è che vive in un mercato. Stamattina l'hanno portata qui dei ragazzi che lavorano nel mercato, non si vogliono fare riprendere, quindi sono andati di là perché non vogliono farsi riprendere, perché purtroppo qui hanno paura e quindi è giusto non riprenderli e rispettare quello che la loro volontà, insomma. Quindi Lucy è stata avvelenata con veleno di topo, e adesso si è calmata un pochettino, è sotto flebo e praticamente adesso la sentite che russa, finalmente si è addormentata perché prima fino a un minuto fa soffriva tanto. Niente, noi siamo venuti qua, io adesso mi faccio carico di pagare tutte le spese anche per questa randagiona. Niente, volevo approfittare per dire che comunque i soldi che vengono donati per quanto riguarda OIPA Ucraina e per quanto riguarda anche il mio libro vengono investiti per salvare queste creature. Quindi questi soldi servono a me a farmi carico, perché voi sapete bene che le persone qui non hanno soldi e quindi preferisco pagare tutto io e far curare questi animali. Poi sapete benissimo che sono animali a rischio perché Lucy magari si riprende, no, per adesso non lo sappiamo, e magari si riprende, però poi la mettiamo in strada e verrà avvelenata un'altra volta o gli spareranno. Quindi quello che bisogna far capire, io probabilmente quando tornerò dall'Italia, ho parlato con l'ambasciatore, sembra finalmente un incontro ufficiale con il ministro dell'ambiente ucraino, dove chiederò veramente che il governo ucraino si impegni a tutelare questi animali, a tutelare i volontari di strada, che sono quelli che poi gestiscono questi animali, e chiederò al governo ucraino veramente di iniziare a perseguire tutte queste persone che fanno queste schifezze, perché in un anno e mezzo dove io ho documentato di tutto e di più, non è mai stato preso nessuno, nessuno. Abbiamo dato anche delle foto con le targhe, con i furgoni e non è stato preso nessuno. Quindi volevo dire che tutti i soldi che vengono dati e le offerte per il libro mi servono per far curare questi cani, altrimenti dovrei lasciarli curare in qualche maniera, perché come sapete purtroppo qui i ragazzi e i volontari, e anche questi sono ragazzi normali che l'hanno portati, perché era un cane che era conosciuto, che era al mercato, non hanno soldi. Quindi io chiudo dicendo, poi vi terrò aggiornato su Lucy, chiudo dicendo, ringraziando ancora tutti quanti, poi se volete io sapete che metto molto spesso video e foto degli aiuti, come vengono spesi questi soldi, e ringrazio ancora tutti quelli che stanno aiutando e spero tanti di voi di vederli in queste conferenze in Italia, sia con l'OIPA che con l'onorevole Zanoni. Poi vi terrò aggiornati su Lucy e speriamo che ce la faccia, insomma. Ok, questi sono i tre ragazzi che hanno salvato Lucy, loro accudiscono questi cani, sono quattro,
e praticamente Lucy adesso speriamo che superi la notte, un altro invece non ce l'ha fatta, è morto, e loro non volevano farsi filmare, mi hanno concesso solamente di fargli una fotografia perché era molto importante far vedere alle persone che magari insultano gli ucraini, che ci sono anche, al di là dei volontari, ci sono anche dei ragazzi giovani che salvano gli animali randagi che vengono avvelenati. Questa è una prova, non sono i soliti volontari, ma sono tre ragazzi che praticamente conoscono questi cani perché lavorano nel mercato e praticamente li hanno portati in ospedale. Quindi io gli ho restituito tutti i loro soldi che hanno speso per curare la Lucy, l'altro purtroppo è morto, e domani andrò nella clinica. Loro hanno trasferito Lucy in una clinica privata per curarla meglio, anche perché lì non avevano il posto per tenerla per la notte, e domani andrò comunque a pagare la degenza di Lucy, sperando che ce la faccia passare la notte. I medici dicono che se ce la farà passare la notte sarà salva perché ha avuto dei problemi anche al fegato, come succede quando questi cani ingeriscono veleno. Ecco, questa è la prova che, come dico sempre, ci sono gli ucraini buoni, gli ucraini cattivi, gli italiani buoni, gli italiani cattivi, i tedeschi buoni, i tedeschi cattivi, e tutto mondo e paese.